Io Metal Nerd, ciao! Ciao ciao! In questi giorni c'è una festività. Per questo vi volevamo parlare di alcune cose. Dovremmo anche ringraziare delle persone per un evento a cui siamo stati. Però mi hanno detto che non devo fare riferimento a spazio-tempo preciso. In modo tale che voi possiate godere di questo video anche quando saremo famosissimi con 1 miliardo di like, mi sembrerà girato ieri. Già. Quindi, se siete stati assieme a noi in quel posto di cui non posso farvi nome, grazie. Arriverà probabilmente uno speciale, o sarà arrivato uno speciale, prima o poi faremo degli speciali su dei luoghi in cui siamo stati. Oddio. E tanti auguri per questo evento che c'è appena stato, la festività che non ci sarà o ci sarà, potrebbe anche essere Natale per quello che vi riguarda. E mi stai dimenticando il punto cardine, però manca Roberto. Io stavo creando hype nell'attesa che Roberto irrompesse nel video, sorprendendo tutti con questi incredibili effetti speciali di cui siamo ormai in possesso. Quindi tu non fai finta di non avermi chiesto questa cosa. Prima o poi Roberto! Prima o poi Roberto dovrebbe apparire nel video sorprendendoci in qualche modo. Tu dai dietro, non ridere. Dal posto in cui ti trovi, non ridere, perché dovresti sorprenderci. Io ho ricevuto degli ordini, sto aspettando la parola d'ordine. È come Homer Simpson quando va nella terza dimensione. Allora, sappiate che la tecnica era: io entro a sorpresa da un posto e noi simuliamo sorpresa e lui dirà l'argomento del film. Siccome però non entrava, pensavo di schivarlo. ma voi dovete sapere che lei mi ha detto: quando io dirò la frase "in questo video parleremo di", tu farai "parleremo delle macchine infernali del film". Aspetta, riscompare di nuovo, oh, perché non eravamo preparati e non ci siamo spaventati. In questo video parleremo di... Sigla! Metal Nerd, ciao! Ciao! Visto che il mondo si basa sui remake, anche noi abbiamo deciso di fare un remake di noi stessi, diretto da noi stessi, con interpreti noi stessi, tornando sul divano e registrando con un cellulare. Yes! Sir. Speriamo che la situazione sia migliorata rispetto ai primi video, o forse no. Doppia intro, ragazzi, questo video. E mi ero dimenticato di dire... L'ho dato tutti a fa'culo. Comunque, inizia Roberto. Sì? Eh sì, c'è già il tuo video sul gobo, perché adesso abbiamo anche un gobo digitale, non stiamo scherzando. Cioè, miglioriamo da una parte e peggioriamo dalla, sembrano troppo discontinui, vai. Allora, come abbiamo detto nell'introduzione, parleremo delle macchine infernali o comunque protagoniste di un certo tipo di film spaventosi. Le macchine dall'inferno. Dall'inferno. L'abbiamo accennato, perché hai detto comunque va bene. Sì, comunque questo è il tema portante di questo video. Allora, io vi parlerò di un film che ha come protagonista una serie di macchine. Il cattivone principale è un tir con sulla calandra una bella faccia da folletto o goblin, come che dir si voglia, e il film in questione è Brivido. Il titolo originale di questo film è Maximum Overdrive ed è stato scritto, diretto e sceneggiato dal grandissimo Stephen King, che praticamente... ha fatto tutti i film paurosi degli anni 80 e 90. Ci hanno tirato dai suoi libri le sceneggiature. Sì, beh, assolutamente. Infatti il film è tratto dal racconto breve Camion del 1978. Che bello chiamarlo Camion. Sì, è il titolo con cui è uscito in Italia. È minimalista. Io l'avrei chiamato Iveco. Ruote. Praticamente in questo film succede che una cometa passa rasente alla Terra e in una cittadina degli Stati Uniti tutte le macchine che hanno componenti elettronici impazziscono, a partire dal bancomat che insulta Stephen King all'inizio del film. Che voglio dire, scrivere una roba del genere ti meriti degli insulti. Esatto. Poi c'è un ponte su un fiume, il ponte retrattile, e si sposta da solo facendo cadere le macchine nel fiume, eccetera eccetera. I protagonisti del film e i coprotagonisti si ritrovano tutti radunati in una stazione di servizio alla periferia di questa cittadina, e lì cominciano ad arrivare le macchine che poi tentano di uccidere tutti gli abitanti improvvisati della stazione di servizio. Tante macchine.
Ricordiamo la partecipazione straordinaria della Duna come creatura più mostruosa della storia. Fa spavento ancora oggi la figlia della Duna. Quasi quasi quanto la multipla. Però non le paragonerei troppo prima che ce le ritroviamo qua a ucciderci. La multipla è la macchina stealth, la puoi usare solo di notte quando non si vede. Una piccola chicca su questo film: la colonna sonora è stata composta interamente per il film dagli AC/DC. A parte un brano che è cantato ancora dal compianto Bon Scott, tutte le canzoni di questo film, della colonna sonora, vengono inserite in un album che poi è diventato un grande successo degli AC/DC, che è Who Made Who. Sembra più un album degli Who, come o del Dottor Who. Che però non registra album, a parte il fatto che adesso... Beh no, Capaldi con la chitarrina. Hanno probabilmente registrato un album su Dottor Who, ed era questo. Wow, ma sei un genio, non ci avevo mai pensato. Comunque la canzone Who Made Who è anche la intro di tutto il film. E io ho finito con i firmanini. Piccola chicca complottista. Dica. Bon Scott è morto dentro una Renault 4 vomitandosi addosso. E se fosse stata una macchina del film? Tan tan tan. Io invece vi parlo di un camion. No, io volevo parlare di due. Facciamo un brutto. Che, se vogliamo... Se fai così, ti diventano i bicipiti più grossi. Sì, anche i pettorali. Non è propriamente un horror nel senso classico del termine, è più un angosciante, un thriller, qualcosa. Due è, tra l'altro, il primo film che film per la TV in realtà, diretto da un giovanissimo Steven Spielberg, che poi in realtà era bello, e quando è arrivato in Europa hanno detto, ma facciamo un bel film. Hanno aggiunto delle scene, e tra l'altro comprando apposta dei camion perché quello originale l'avevano distrutto e hanno fatto un lungometraggio che poi è finito al cinema ed è finito al cinema e anche tra i cult. Perché? Perché in realtà Duel è di base molto semplice, ma è proprio la classica lotta Davide contro Golia, la persona comune contro l'ignoto. Perché? Perché questo commesso viaggiatore, che in quegli anni lì si usava molto la figura del commesso viaggiatore, un uomo comune, banale, con i problemi di famiglia, sono le solite cose, si trova in mezzo quasi al niente con davanti una cisterna che sfumazza e va lento. Quello che al giorno d'oggi è il rappresentante. Esatto. Cosa fai? Cosa fai tu, omino, quando c'è davanti un camion che sfumazza e va lento? Sorpassi con arroganza e dici, ma dato. È quello che ha fatto lui. Ma poi viene risorpassato. E loro lo risorpassa, perché questo qua lo sorpassa e poi rallenta, lui lo risorpassa. E il camion l'ha preso tanto bene, gli suona dietro, una cosa e l'altra, ma sembra finire sostanzialmente lì. Poi si incontra una stazione di servizio, lui vede il camion posteggiato fuori, non sa esattamente di chi è. Insomma, ci sono una serie di scambi, ma in realtà la cosa bella è che non vedrete mai chi guida il nemico dannato camion, perché vedete semplicemente il camion. Che è un camion, tra l'altro, che se la viaggia anche, perché rivaleggia con la macchina in velocità. È un Peterbilt. Sì, è stato scelto tra l'altro perché ha questo musone allungato che piaceva particolarmente a Steven Spielberg, perché lui voleva l'idea proprio del musone, della cattiveria data dalla calandra e tutto il resto. E il camion è ansiogeno perché sta sempre dietro, sta addosso, viaggia vicino, dà il colpetto, quindi devi scappare, una continua fuga. Non c'è molto dialogo in questo film, perché le scene in cui il tipo parla sono veramente poche, parla sempre con terzi. Anche Optimus Prime è un Peterbilt. Sì, però è tutto colorato e si trasforma in un robot gigante. Hai appena paragonato uno dei migliori film di Steven Spielberg a Transformers. No, ho detto solo che è la stessa marca. Sì, lo so, però c'è un imprinting. Comunque, la cosa bella è proprio data dal fatto che con niente è stato fatto un film molto bello che trasmette l'ansia, proprio tutto quello che il protagonista vive, perché è vissuto attraverso i suoi pensieri, i suoi stati d'animo e tutto il resto. È letteralmente un duello on the road. È un duello on the road, nudo e crudo, veramente fatto bene. Non possiamo definirlo horror perché non c'è l'elemento magari splatter, non c'è l'elemento così, ma è molto ansiogeno, è molto thriller, è molto bello, cioè ti tiene sempre sul... nonostante sia vecchiotto, perché non l'ho detto, ma è del 70 sta cosa, è del 71, quindi... Sai che per certi versi mi ricorda tantissimo Lo Squalo? Da lì poi è stato fatto Lo Squalo, cioè quello che ha lanciato poi Spielberg poi verso Lo ma Squalo. Ma la sfida squalo... dell'uomo normale contro qualcosa di... incredibilmente più forte di lui, eccetera, il tipo di... si capisce già
sì, si sente già tanto. È vero, però lo squalo però ha, se vuoi, un discorso diverso. Lo squalo è più la natura, la natura selvaggia. La... No. Sì, no, 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 io non mi sto riferendo a quello proprio da un punto di vista cinematografico, senza spoilerare, eccetera. Senza spoilerare lo squalo, che magari la gente poi... Sì, no, è perché poi dovrebbe fare il paragone. Con i Sharknado, sì. Soprattutto il taglio, gli ultimi 10 minuti dello squalo e gli ultimi 10 minuti di Duel. Mi sto deprimendo di guardare lo stesso film. Mi sto deprimendo perché io ho raccontato di un film idiota senza nessuno scopo né finale. Sì, devo ancora parlare di... Beh, ma questo non è che nasceva, penso, questo grande scopo, è che è stato fatto da uno Spielberg in splendidissima forma, con un sacco di idee, con un sacco di voglia di far vedere che sapeva fare. E quando ancora non era preso dagli alieni. Esatto. La cosa più incredibile è che non c'è. Anche se... Chi te lo dice che ti guidava il cane e non fosse un alieno? Beh, il finale chiarisce qualcosina. Comunque, vabbè, non spoileriamo il finale perché è uscito da poco, sono da 71, magari dovete ancora vedere. Sì, sono solo 45, esatto, anni che è fuori sto film. C'è anche chi potrebbe lamentarsi su Facebook o YouTube di non aver visto il film e quindi gli abbiamo spoilerato il finale. Noi glielo spoiler. Non abbiamo detto nulla del finale. Appunto. The Mangler. Dio, come lo dice, mi fa impazzire, sembra una linea erotica. Adesso vi parlerò di The Mangler. È bellissimo. La macchina infernale. Loro vi hanno parlato di camion, io vi parlo di un ferro da stiro gigante assassino che ammazza la gente. Oh mio Dio! Anche questo qui tirato fuori da un racconto di Stephen King. The Mangler... Ma non è detto il titolo del racconto. Il racconto si intitola, nella versione italiana, Il compressore. Ferro da stiro assassino che va ad unirsi a treno gigante che ammazza cose. Io catalogo la cosa, le robe, in maniera semplice, molto semplice. Il film è assolutamente dimenticabile, in realtà, non fosse che uno dei personaggi principali è gestito, è interpretato da Robert Englund, che poi è Freddy Krueger. Io sono nato molto prima di te e morirò molto dopo di te. E cosa succede in una conceria, non mi ricordo più se è una conceria o una stireria gigante, una stireria industriale, c'è un macchinario che inizia a spatasciare la gente sotto il nastro, sotto la roba, dove sotto il rullo che dovrebbe stirare i panni, quello li ammazza in una ghiacciaia, fa cagare. Ma mi è venuto subito in mente, perché è uno dei film che ho visto da ragazzino, intorno ai 10, tra i 10 e i 14 anni, non ricordo più, giù di lì, e mi aveva terrorizzato a morte, perché una delle prime scene in cui si vede una delle prime vittime che finisce dentro la pressa è davvero gestita bene, fa tanta tanta paura, più che altro perché c'è questo costante senso d'ansia, perché lo sai che se la macchina assassina con la roba lì che pressa e questa qui continua a infilarci sotto roba con le manine, prima o poi le manine ce le lascia. Solo che ci ha lasciato tutto il resto. E... Beh, il famoso caso quando metti un dito e si prende tutto il braccio. Il regista di The Mangler è Tobe Hooper. Noto per Non aprite quella porta e Poltergeist, ma soprattutto per l'indiscusso capolavoro unanime del cinema mondiale, Space Vampires. Come vi dicevo, il film è una merda, ma agli occhi del bambino che c'è in me era davvero terrificante. Se vi capita di guardarlo, è quantomeno originale per la scelta del nemico, che è in realtà un grande classico di, appunto, Stephen King, la scelta di cose inanimate che in apparenza non ti dici che cazzo fai a gestire una roba di genere. Lui può. Direi che ho finito. Giusto per la cronaca, la mia alternativa sarebbe stato The Night Flyer, sempre tratto da un racconto di Stephen King, che abbiamo cassato perché in realtà lì il nemico non è il Night Flyer, ma è un'altra cosa. E questo ci porterà a fare, in un brevissimo periodo probabilmente, una top 10 su delle cose di Stephen King. Spoiler. Buona festa che non posso nominare. La puoi nominare. La posso nominare. È tutto. Perché mi avete fatto fare i voli pindarici nel video? Era sull'altro video. Era nell'altro video? Sì. Ecco, hai spoilerato un fatto temporale, quindi adesso loro. Oh, grande Giove! Pensando che il video è stato fatto. Non lo sapremo. Smettila mai. Perché si sta cancellando la locandina di Indiana Jones e l'ultima crociata, è un casino se succede. No, ma si cancellasse il teschio maledetto. Ah, tra l'altro.
Cazzo, non hanno ancora iniziato la registrazione del 5, hanno già dichiarato che ci saranno altri due film dopo il 5 di Indiana Jones. Hanno già detto che comunque Steven Spielberg con questo non c'entrerà niente, quindi sarà una... No, George Lucas non c'entra nulla, Steven Spielberg c'entra. Infatti, e come? Steven Spielberg c'entra. Ah, è George Lucas che non ha messo, non ha messo parola. Chissà se comunque faranno un crossover con Independence Day. Vabbè. È che George Lucas ha perso la macchina nel parcheggio del suo ranch. E adesso deve noleggiare un satellite per mapparlo tutto per scoprire dove l'ha lasciata. Speriamo che il video vi sia piaciuto, speriamo di non essere andati troppo lunghi, speriamo di rivederci presto. Ragazzi, io faccio un'ipotesi, non abbiamo ancora montato il video, ma tocchiamo i 20 minuti anche con questo. Oh dai, ti prego! Sotto qui trovate Telegram, il Facebook e il budello di Tomà. Tanta mia prosperità! Se ho indovinato i 20 minuti, ho vinto l'indovino, il titolo del tema del prossimo video. Ma non ho capito cosa dire. Neanch'io, ma ciao ciao. Ciao ciao.